Una nuova esperienza qui di Ivrea, entusiasta? Molto, molto entusiasta. È la terza esperienza in Piemonte. Penso sarà la più bella, perché come ho detto nella conferenza stampa, c'è un club dove c'è tanta famiglia, tanta voglia di crescere. Molto bello, sono contento, sono convinto che sarà un bel anno, almeno il primo anno sarà bello. Sì. Un bel progetto soprattutto per i giovani, ci sono tanti ragazzi qua. Sì, tanto tanto da lavorare con i giovani, c'è un grande obiettivo di portare l'Under 18 in Elite, che penso che il materiale c'è, lavorare tanto sul progetto scuola, che è molto importante portare gente per fare numero, perché dove c'è numero trovi la qualità, così puoi andare avanti. Dopo dobbiamo lavorare tanto, fare focus in Under 14 e Under 16, che non ce n'è tanta gente. Dobbiamo lavorare tanto lì per fare un numero, perché è il futuro, il vivaio del club, deve essere importante avere numero, altrimenti no, è dura continuare avanti. L'obiettivo principale? Obiettivo principale, crescita del club. Secondo obiettivo, Under 18 in Elite. Terzo obiettivo, Ivrea in Serie B. Cresciuto nel vivaio dell'Ivrea Rugby, è ritornato dalla Serie B, di nuovo qua ad Ivrea, come mai? Sì, sono tornato dopo 5 anni a Biella, è stata una bellissima esperienza là, ho avuto tanti amici, ho creato tanti rapporti là che porterò avanti. È tornato perché Ivrea sta facendo le cose in modo serio, molto serio, si pensa già al futuro, si pensa a crescere, a far crescere questi ragazzini, 250 tesserati, che è un numero per una società dilettantistica molto alto, educatori molto validi e ragazzi che hanno solo voglia di imparare, per cui è bellissimo. Da vecchietto mi fa piacere tornare dove ho cominciato. Obiettivo della prossima stagione? L'obiettivo della prossima stagione secondo me è crescere come società. Non voglio darmi un obiettivo di vittorie o salire di categoria, nonostante si giochi per vincere, però vorrei che cresca proprio la società, pian pianino. E a piccoli passi si raggiungerà anche l'obiettivo di crescere, di salire. Se vogliamo vincere, rientra comunque nella crescita, cioè crescendo comunque si cresce in qualità. Esatto, è una conseguenza. Se si lavora bene si arriverà alla promozione, questo sicuramente. Non voglio darmi un anno per salire perché sono un po' più spaventato da questa cosa qua, però ci si prova. L'Ivrea Rugby è cresciuta, si è consolidata in questi ultimi anni. Sì, siamo cresciuti e abbiamo raggiunto oramai 250 atleti dalle categorie, dai piccolissimi dell'Under 6 fino al seniore, se compresa anche la femminile. È cresciuta come tecnici, come dirigenti, come struttura, come movimento complessivo e quindi crescono anche gli impegni e le attenzioni che bisogna avere ovviamente per portare avanti una società, per dare, aumentano le domande, aumentano i bisogni e quindi bisogna dare le risposte richieste giustamente dai ragazzini, dai genitori, dagli atleti, da tutti insomma. Attenzione anche nella dirigenza e attenzione negli allenatori con new entry? Sì, in effetti gli allenatori sono fatti principalmente diciamo in casa, sono ex giocatori e giocatori della Seniores. Quest'anno nella ricerca di un allenatore della Seniores abbiamo fatto diciamo, un acquisto in questa società importante, che è quello di Roberto Marchiori, che oltre ad allenare la squadra Seniores in realtà farà anche da direttore tecnico, da supervisore di tutte le categorie giovanili, darà supporto agli allenatori, specie i nostri giovani, nella formazione e insomma seguirà in toto il progetto dell'Ivrea Rugby. Un allenatore importante che arriva da esperienze di alto livello sia come giocatore sia come allenatore. L'anno scorso allenava il settimo in Serie A e 2 anni fa l'Under 18 Elite del Custorino, che però insomma è stato diciamo affascinato dal nostro progetto, dal nostro gruppo e quindi ha deciso di collaborare con noi, speriamo almeno per 3 stagioni. Ecco, per portare avanti questo progetto di crescita complessiva della società. Il rugby non è soltanto sport, ma anche educazione.
Sì, lo dicevo prima nella presentazione, noi abbiamo l'ambizione di coniugare una società che ovviamente fa sport e deve sviluppare le capacità sportive dei nostri ragazzi, a una società che è attenta anche agli aspetti, diciamo, più generali sociali e di quella che è l'educazione in generale delle persone, quindi far crescere i valori del nostro sport e non solo in questi ragazzi, affinché crescano e diventano dei ragazzi e magari anche degli adulti, anche con la nostra collaborazione. È una società dilettantistica che cerca di fare le cose al meglio con modalità anche professionali in questi campi, perché ci vogliono delle persone professionali quando hanno a che fare con i ragazzi, ma che però non dimentica appunto questi aspetti qua, e è fondamentale che cresca con questi valori, con l'attenzione al sociale, una società in cui chiunque può avere spazio, qualsiasi ragazzo troverà il suo ambito per poter giocare ed esprimersi sicuramente. Se qualcuno volesse avvicinarsi a questo sport, dove deve rivolgersi? Ma in questo momento che siamo nella pausa cosiddetta estiva, di fatto la via più facile è quella di agganciarsi al nostro sito, al nostro contatto che c'è sia al sito ivrarugby.it, e quindi con l'email e tutti i contatti possibili, sia la pagina Facebook dove è possibile lanciare messaggi e si viene poi ricontattati o diciamo chiamati, o comunque facile mettersi in comunicazione. Sicuramente tra fine agosto e inizio settembre faremo un open day, quindi una giornata in cui chiunque verrà promossa potrà venire qui, provare, vedere, informarsi, avere informazioni, e usciremo normalmente in questa fase con anche manifestini e tutti i numeri di riferimento. Però diciamo che le vie online in questo momento sono quelle più immediate, dove si trovano anche dei numeri telefonici di riferimento, e poi con l'inizio della stagione ufficiale sicuramente possibilità di venire in questa struttura e provare qualche volta a giocare a rugby. Perché tanto loro non li prendiamo, sono tutti nomi. Guardate qua, guardate qua.